che non hai mostrato. Non c'era bisogno di pensare all'emozione o alla prima partita, c'era bisogno di cercare di rimettere in piedi una partita in un campo difficile, come hanno dimostrato, come ha dimostrato l'Empoli. Ci abbiamo provato e secondo me bisogna ripartire da questo, bisogna ripartire da come abbiamo finito la partita di oggi, rivedere gli errori che abbiamo fatto in modo tale da non ripeterli. E niente, è semplicemente una sconfitta, si impara dalle sconfitte e tutto qua, si gira pagina, il calcio ti dà sempre un'altra possibilità e sabato prossimo ne abbiamo subito un'altra importante. Peccato per quella conclusione del finale. Sarebbe stato bello appunto anche quello, nell'esordio fare anche gol, però purtroppo evidentemente non era destino, sarà per la prossima volta. Secondo te oggi cosa non ha funzionato in questo Bari rispetto anche alle altre partite che sono state? No, semplicemente magari ci sono stati un po' più errori da parte comunque della squadra. E quello che dicevo prima, appunto, bisogna vedere gli errori che sono stati fatti, sì, in modo tale da non farli più. Come procede l'ambientamento a Bari in questa realtà nuova, in questa categoria? Bene, ho trovato un bel gruppo, compatto. Un allenatore con uno staff che mi sta dando una mano per farmi ambientare e niente, sono qua semplicemente per dare il mio contributo, per dare il massimo. E oggi veramente ho dato tutto, però purtroppo non è bastato per realizzare la partita, però guardiamo avanti e pensiamo alla prossima. Oggi si è stato impiegato nel ruolo di mezzala. No, quello è il ruolo in cui mi fa giocare il mister, in cui mi metto a disposizione. Poi se serve stare più largo, come ho chiuso nel finale, mi metterò più largo. Questa è semplicemente una scelta del mister, dove farmi giocare.